Generalmente pensiamo al folklore e alla mitologia come originari di luoghi antichi e molto lontani. Ma alcuni di essi sono abbastanza recenti da essere considerate leggende metropolitane. La storia della Bell Witch, ad esempio, si svolge durante il 1800 in Tennessee. Siamo nel 1817. Negli Stati Uniti James Moore succede a James Madison alla presidenza. Lo stato del Mississippi diventa la ventesima stella sulla bandiera americana e in Florida il generale Andrew Jackson, che vedremo ricomparire più tardi in questa storia, è impegnato nella prima guerra a Seminole. Dopo la guerra con gli inglesi del 1812, l'atmosfera negli Stati Uniti si è fatta un po' più distesa, almeno in apparenza. La vicenda che vi sto per raccontare, tuttavia, ha ben poco a che vedere con la storia ufficiale e con i fatti che vi ho elencato prima. Inizia con un grosso animale, mezzo cane e mezzo coniglio, che appare, si dice, in mezzo ai filari di un campo di mais in una sera di fine estate. Siamo nel profondo sud, in Tennessee, nella contea di Robertson, in prossimità di quella che oggi è la cittadina di Adams. Nei pressi del campo si snoda il fiume Red River. Ad avvistare la curiosa creatura è John Bell, un pioniere proveniente dal North Carolina e trasferitosi a Red River con la famiglia 13 anni prima, nel 1804. Fino ad allora la vita dell'agricoltore era stata serena e pacifica. John Terre, ben 320 acri, schiavi e una famiglia prospera, composta dalla moglie Lucy e sei figli. Bell è un uomo ambiente e rispettato e anche una figura eminente nella chiesa battista locale. Nel vedere quell'ombra sinistra, tuttavia, Bell mette mano al fucile e apre il fuoco. Ma la creatura scompare all'improvviso, così come è apparsa. Il fatto di per sé potrebbe tranquillamente venire attribuito a qualche bicchiere di whisky di troppo e finire così nel dimenticatoio. Se non fosse che da lì a poco una serie di altre stranezze si susseguirono. Drew Bell, il figlio di John, intravede nel crepuscolo un uccello di taglia straordinaria appollaiato sulla staccionata. Dean, uno degli schiavi afroamericani della famiglia Bell, dice che ogni sera, quando lascia la tenuta per andare da sua moglie, viene inseguito da un grosso cane nero. Betsy Bell, figlia di John e, come vedremo a breve, figura centrale di questa macabra vicenda, vede una misteriosa ragazza con un ampio vestito verde dondolarsi appesa a un ramo di una quercia. È l'inizio di una maledizione che si protrarrà per quattro anni. Dal 1817 al 1821 e trasformerà la vita dei Bell in un vero e proprio inferno. Alle strane apparizioni che abbiamo elencato, infatti, fanno seguito misteriosi rumori notturni. Di notte nella casa colonica dei Bell si sente bussare sulle porte e sui muri. Ringhi e i latrati di cani invisibili risuonano nei corridoi. Sotto i letti ci sono denti che stridono e catene invisibili tintinnano e strisciano sui pavimenti. Dapprima i Belle pensano a uno scherzo di dubbio gusto da parte di qualche vicino, ma col passare del tempo è sempre più difficile trovare una spiegazione razionale agli avvenimenti. Oltre ai rumori, infatti, si verificano manifestazioni più tangibili e terrificanti. Gli occupanti della casa si sentono strappare le lenzuola dal letto nel corso della notte. Ricevono schiaffi, tirate di capelli e punture di spillo senza che si riesca a capire da chi o da che cosa provengano. Probabilmente a causa della tensione e del continuo terrore, la bocca del capofamiglia John Bell rimane si dice contratta in una perenne smorfia in seguito a una paralisi. Ad un certo punto l'entità paranormale inizia a parlare. I Bell, infatti, iniziano a sentire sussurri e mormori, come se una signora anziana e debole stesse cantando degli inni sacri. Il bersaglio preferito dal fantasma è fin da subito la giovane Betsy Bell, che all'epoca dei fatti è poco più di una ragazzina. Spesso si sveglia al mattino con il corpo coperto di lividi e ha sul viso l'impronta di una mano come se fosse stata schiaffeggiata. In un primo momento i Bell non parlano con nessuno degli avvenimenti che funestano le loro notti, ma con il tempo la situazione si fa insostenibile e così John decide di rivolgersi ad un amico, il suo vicino di casa James Johnston. Il signor Johnstone accetta, forse con una punta di scetticismo, di passare così una notte dai belle in compagnia di sua moglie. Inutile a dirlo che quella notte non riuscirà a dormire molto. Oltre alle consuete tirate di coperta, infatti, riceverà diversi schiaffi in pieno volto e salterà sul letto terrorizzato, esclamando Nel nome del Signore, chi sei e che cosa vuoi? secondo alcune versioni della storia, non riceverà alcuna risposta. Secondo altre, una voce gli dirà, sono uno spirito, un tempo ero molto felice, ma sono stato disturbato. Al mattino il parere di Johnston sarà inequivocabile, per quanto non proprio raffinato da un punto di vista teologico, e afferma, si tratta di uno spirito, proprio come nella Bibbia. È risaputo che nelle piccole comunità le notizie viaggiano in fretta. Di lì a poco tutti sono al corrente dei fatti della strega dei Bell e arrivano così visitatori e curiosi da centinaia di miglia di distanza per assistere a quel bizzarro fenomeno. Nel frattempo la voce della strega si fa sempre più udibile. Oltre a cantare inni, inizia a rispondere alle domande e a sostenere vere e proprie conversazioni. Dimostrandosi particolarmente propensa per i temi biblici e religiosi. Una volta citò alla lettera parola per parola due sermoni tenuti lo stesso giorno in due chiese diverse, a più di 20 chilometri l'una dall'altra. Il tempo e lo spazio sembrano essere per lei ostacoli facilmente aggirabili. Lo spirito dice di chiamarsi Kate Betts e continuerà a rispondere quando viene invocato con questo nome. Kate Betts era una vicina dei Bell, che si era sentita truffata quando John aveva acquistato la sua concessione. Al coltempo però, lo spirito fornisce anche un'altra versione. E sostiene che la casa dei Bell sorge in prossimità di un mondo indiano, un antico tumulo sepolcrale i cui occupanti sarebbero stati molestati dall'arrivo dei coloni. Del resto, la vecchia Kate sembra provare gusto nel depistare e dimostra anche un certo senso dell'umorismo. In un'occasione, manda uno dei figli dei Bell alla ricerca di un tesoro inesistente oppure ancora si diletta a riferire pettegolezzi sulle case e le famiglie dei dintorni. Tra i visitatori della casa infestata abbiamo anche un indagatore dell'incubo d'eccezione, il futuro presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson. Sembra un episodio tratto dalle storie da altrove Bonelli, ma pare che nel 1824 Jackson, a quei tempi, generale dell'esercito, sia passato da Red River, di ritorno da Nashville accompagnato da un drappello di uomini e da un carro carico di provviste. La strega decise di dargli il benvenuto ancora prima di farlo arrivare in casa. Mentre i militari si stavano avvicinando al fiume e percorrevano un tratto perfettamente in piano, le ruote del carro si bloccarono improvvisamente. Malgrado le frustate del conducente, il carro non si spostava di un centimetro. Jackson ordinò ai suoi uomini di scendere da cavallo e spingere, ma anche così fu impossibile farlo muovere. Le ruote vennero controllate una ad una e addirittura smontate, per escludere qualsiasi impedimento meccanico, ma nonostante questo il carro continuava a rimanere fermo. Dai cespugli circostanti di lì a poco si udì una voce metallica. Va bene, generale, lascio andare avanti il carro, ma ci rivedremo stanotte. Inutile dire che gli uomini prelustrarono i dintorni senza trovare nessuno. In effetti, il pernottamento del generale Jackson e dei suoi uomini a Casa Belle fu tutt'altro che rilassante. Anche i militari furono pizzicati e schiaffeggiati senza pietà, proprio come la povera Betsy che urlò per tutta la notte. Pare che il generale, invece, sia stato risparmiato e che la vecchia Kate si sia limitata a strappargli le coperte dal letto a più riprese. Il mattino successivo tuttavia Jackson decise di levare le tende, affermando preferisco combattere gli inglesi a New Orleans piuttosto che dover affrontare la strega dei Bell. L'evento è pittoresco e intrigante, ma c'è chi dubita della sua autenticità, anche perché non viene nominato nemmeno di sfuggita nei diari e negli scritti personali di Andrew Jackson. Come abbiamo detto, l'inquietante presenza di Casabelle sembra accanirsi particolarmente con la giovane Betsy. Anche John Bell, però, non è esente dalla sua furia. La strega lo chiama Old Jack e lo minaccia continuamente, sussurrandogli in minacce di morte e tormentandolo in quanto truffatore. Al contrario però, adora sua moglie Lucy, la definisce in più occasioni la donna più perfetta che cammini sulla terra. Per lei canta inni e addirittura fa materializzare frutta fresca. Il 19 dicembre del 1820 le minacce della strega diventano realtà. John Bell, logorato dal tormento e costretto a letto da mesi, non si risveglia. Suo figlio trova nei pressi del letto una strana fiala. Un po' del contenuto del recipiente viene somministrato al malcapitato gatto di casa, che stramazza morto dopo pochi istanti. Il patriarca dei Bell è stato avvelenato. La strega dice di averlo ucciso. Disturberà, si dice addirittura la cerimonia funebre intonando canzoni da taverna. Nel frattempo, la giovane Betsy si era fidanzata con Joshua Gardner, un giovane che abitava nei dintorni. Il loro fidanzamento era stato approvato dalla famiglia, ma non dalla strega, che vi si oppose con ogni mezzo. I due non potevano incontrarsi né in casa né lungo il fiume senza che la presenza si manifestasse per disturbarli in ogni modo, spostando oggetti o per scuotendoli e nel 1821 furono costretti a rompere il loro fidanzamento. Nel 1824 Betsy finì per sposare il suo maestro di scuola, Richard Powell, un uomo decisamente più anziano di lei e amico di famiglia. La strega, soddisfatta della rottura del fidanzamento di Betsy e Joshua, nel 1821 decise che sarebbe sparita per sette anni. Nel 1828, infatti, sarebbe riapparsa al figlio maggiore dei Bell. Esprimendo contenuti di forte contenuto cristiano e addirittura, si dice, preconizzando l'evento della futura guerra di secessione. Finisce così questa strana storia. Nei decenni a seguire ci fu chi dichiarò di aver visto e sentito la strega, ma si tratta di episodi sporadici. Oggi la Casa dei Bell non esiste più, ma lì vicino c'è una caverna che, sebbene non abbia niente a che fare con la storia della strega, è diventata una vera e propria attrazione turistica per i visitatori in cerca di qualche brivido. Ad ogni modo, il termine è strega in questa particolare vicenda è stato utilizzato in modo piuttosto improprio e generico per indicare una minaccia soprannaturale. In realtà, sarebbe più corretto parlare di Poltergeist, una parola tedesca che significa spirito rumoroso, da Poltern bussare e Geist, spirito fantasma. Con questo termine, infatti, si indicano delle manifestazioni spiritiche in cui si possono udire rumori e gli oggetti sembrano muoversi e spostarsi da soli. Gli appassionati di paranormale sostengono che fenomeni di questo genere si manifestino in genere in presenza di soggetti adolescenti e per lo più di sesso femminile. L'instabilità psichica e ormonale di questi soggetti, infatti, fungerebbe da catalizzatore per il verificarsi di questi episodi. In questo caso il catalizzatore sarebbe stata la giovane Betsy. Tuttavia, sono stati molteplici tentativi di trovare una spiegazione più terrena a questa storia, senza così scomodare forze ultraterrene. Una delle teorie più invalse prevede un colpo di scena degno di Agatha Christie. Ricordate Richard Powell, il maestro di scuola che finisce per sposare Betsy Bell dopo la rottura del fidanzamento con Joshua Gardner? Ebbene, c'è chi pensa che sia stato lui ad architettare l'intera vicenda, approfittando della sua posizione di amico di famiglia per seminare il terrore tra i Bell ricorrendo a doti di ventriloquo e anche all'aiuto di qualche complice, quando necessario. Il suo fine ultimo sarebbe stato proprio quello di impalmare la giovane Betsy e di scoraggiare l'altro pretendente. C'è da dire che una messa in scena del genere, protratta per ben quattro anni, richiede una notevole determinazione, condita anche da una buona dose di sadismo. Alcuni anni fa poi c'è stata una medium, una certa signora Pug, che ha sostenuto di avere percepito che non sia stato lo spirito di Kate a uccidere John Bell, ma un semplice schiavo che lo avrebbe assassinato perché lui non era stato capace di proteggere sua figlia Betsy dalle molestie sessuali di un altro membro della famiglia. La logica dietro a questo tipo di inferenza è piuttosto contorta e la dichiarazione in sé lascia il tempo che trova. La leggenda ci è pervenuta soprattutto grazie a questo libro, da cui sono stati tratti gli avvenimenti narrati. Il problema è che quando Ingram scrisse il libro tutti i protagonisti della storia erano già morti e sepolti da tempo e non c'era nessuna fonte diretta disponibile. Il libro quindi venne scritto facendo ricorso a testimonianze di seconda e terza umana e costituisce quindi una prova documentale davvero discutibile. Per quanto, dunque, sia probabile che la Strega dei Bell non sia altro che una meravigliosa leggenda, rimane comunque una testimonianza vivida del folcore delle credenze dell'epoca, destinata a lasciare un segno, in tempi molto più recenti. Infatti, molti film horror sono stati plasmati sulla sua matrice dal celebre The Blair Witch Project del 1999 al più recente e meravigliosamente inquietante The Witch.